Stranezze terrificanti e mortali accadute realmente sui set cinematografici che ti faranno rabbrividire. 1. Il set della casa dell'esorcista bruciò misteriosamente una mattina prima delle riprese. Tuttavia, la camera da letto di Regan, la bambina protagonista del film, rimase apparentemente intatta. Il regista William Friedkin sostenne che si trattava di un vecchio edificio e che probabilmente uno dei tanti piccioni che si intrufolavano all'interno era volato contro un pannello elettrico innescando l'incendio. La produzione dovette essere interrotta per 2 mesi a causa della distruzione del set. A causa di questo e di altri strani avvenimenti, il sacerdote Thomas M. King di Washington D.C. fu chiamato a benedire il set. 2. Il film Kaine ha cambiato nome in Lo Squalo, dopo che uno stuntman è stato terminato da uno squalo durante le riprese. In seguito hanno utilizzato le vere foto dell'incidente per promuovere il film. Lo stuntman, José Marco, è deceduto dopo che uno squalo ha sfondato la rete di protezione e lo ha attaccato. La sua morte è stata utilizzata per promuovere il film, come si vede nell'immagine riportata. 3. La serie Pistoleri Solitari ha previsto non solo l'11 settembre, ma anche le teorie cospirative sulla sua causa. L'episodio pilota dei Pistoleri Solitari, uno spin-off della serie X-Files, presentava un complotto governativo per dirottare un aereo, farlo volare contro il World Trade Center e lasciare che le organizzazioni terroristiche ne rivendicassero il merito nel tentativo di iniziare una nuova guerra e aumentare le vendite di armi. Andò in onda 6 mesi prima dell'11 settembre. Iscriviti al canale per non perdere il prossimo video.